Buongiorno Luca Selva, genovese tra Madrid, Bruxelles, Bruxelles e Madrid. Buongiorno. Buongiorno Tiziana, buongiorno. Allora, oggi parliamo un po' di più di Bruxelles, visto che l'altra volta ci eravamo concentrati un po' di più su Madrid. Intanto ci racconta un po' la sua storia, poi arriviamo a Bruxelles, insomma, alle sue attività, anche quelle che riguardano lo sport. D'accordo, certo. Ma allora, io sono nato e cresciuto a Genova e poi 23 anni fa, grazie al progetto Erasmus, cominciai a viaggiare un po' per l'Europa e a un certo punto, feci una sessione di coaching e mi dissero: parli delle lingue, ti piacciono grandi temi, devi andare a Bruxelles. Questo successe in Inghilterra. E ok, feci la valigia, andai a Bruxelles e rimasi 13 anni a vivere a Bruxelles e ora continuo a lavorare fra Madrid e Bruxelles. A Madrid ho la famiglia e viaggio tutti i mesi, insomma, fra le due città e sono molto contento. Che città è Bruxelles, Luca? Guarda, Bruxelles, poi dipende anche un po' diciamo, dal momento, diciamo, in cui ciascuno va a vivere a Bruxelles. Da giovane, single, è una città ricchissima di cose da fare, cioè ci sono giovani di tutta Europa concentrati in una città che alla fine poi non è poi tanto grande e ci sono eventi, feste, eventi culturali e poi l'opportunità di trovare un buon lavoro, quindi sicuramente una città da raccomandare. Poi, una volta fatta la famiglia, io ho preferito ritornare, diciamo, dove uno, diciamo, delle famiglie, no? Sì. Dei genitori viveva, quindi ci siamo mossi a Madrid. Mia moglie è spagnola. No, Perché diciamo l'Italia non era contemplata, diciamo così. Ah sì, era ok. contemplata. Diciamo che ho cercato ho fatto esperienza di lobby a Bruxelles. Mia moglie anche, lei è stata più brava, ecco. Ha vinto lei. Perché insomma Madrid è un po' più vivace, forse tu dici da un certo punto di vista, forse quando ci sono i bambini o la famiglia rispetto a Bruxelles. Assolutamente, guarda, alla fine è rimasta una scelta forse azzeccata perché Madrid è più grande e connessa, diciamo, in maniera migliore rispetto a Genova, che era la nostra opzione, però alla fine facciamo tutte le vacanze in Liguria, quindi E prendiamo. senti Luca, dopo tutti questi anni all'estero, insomma, tra Bruxelles e Madrid, come la vedi Genova? Come vedi la Liguria? Quelle differenze, quelle cose che insomma ti fanno un po' rabbrividire o forse invece che apprezzi di più? Non lo so. Beh, guarda, io sono innamorato di Genova e della Liguria, quindi anzi, riesco a farci addirittura 60-70 giorni all'anno anche con i bambini, quindi spero e penso e cerco di investire anche sul futuro della nostra città, della nostra regione. Ci sono, diciamo, cose su cui lavorare, però devo dirti che da Bruxelles ho visto negli ultimi 2 anni una presenza sempre più forte della regione e connessione fra questi ambasciatori della città e della regione. Non so se ne avete sentito, se Sì. ne avete parlato, ma vedo che stanno creando un network forte che possa attrarre investimenti sulla regione, ma anche farci imparare, no? Che cosa si fa meglio all'estero per poterlo replicare. Quindi sono positivo. Senti Luca, tu poi sei anche cofondatore dei Grifoni Bruxelles, così? Corretto, io non l'ho detto, l'hai detto tu, quindi io No, ne lo sono sai perché molto. lo dico io un po' con questo tono? Perché nel nostro giro per il mondo di genuani ne abbiamo trovati pochi. Allora, quando li troviamo, insomma, vogliamo un po' farci raccontare la storia. Hai ragione, hai ragione. Guarda, ma la storia nasce già parecchi anni fa, ti direi 15 anni fa. Di Genoa Club ce ne sono tanti nel mondo e ti assicuro che il network è molto forte e la presenza del Genoa Bruxelles è anche, come dicono lì, established. Ho incontrato Emanuele Pitto, un caro amico, ti passerò poi il contatto, con delle piantine di basilico 15 anni fa a Place de Londres. E l'ho sentito parlare con una certa cocina al suo figlio, e da lì abbiamo fatto amicizia. Oggi siamo più di 40 che attivamente e quotidianamente seguiamo la nostra passione.
E come seguite, diciamo, il Genoa lì a Bruxelles? Cioè, vi vedete per guardare insieme le partite? Beh, assolutamente sì, abbiamo un bar di riferimento che è la zona di Place de Londres dove ci siamo conosciuti, che è in pieno quartiere europeo. E dopodiché, sai qual è la cosa bella? Che Bruxelles è una città anche di passaggio e molti amici che hanno lavorato alle istituzioni o in aziende continuano a essere uniti nel network, quindi comunichiamo sulla chat da tutto il mondo. E comunichiamo con altri Genoa Club perché poi io mi sono spostato a Madrid, ne abbiamo un altro qua a Madrid che è un po' più embrionale e quando siamo a Bruxelles addirittura giochiamo pure assieme, ecco, andiamo a vedere le partite, commentiamo e è proprio un network, poi si trasforma anche settimana prossima abbiamo cena sociale, quindi serve anche tanto per farci sentire vicini con l'accento giusto e con l'attaccamento alle origini. Ecco. Ma giustamente anche come dicevi tu, può essere anche un'occasione per quando si arriva, no? In una città nuova per conoscere, per iniziare, diciamo, ad avere relazioni. Senti, questo Genoa come lo vediamo? Questo pareggio e questo, diciamo, finale di campionato? Scaramanticamente non vorrei sbilanciarmi troppo. Diciamo che Pasquetta è stata leggermente nefasta, che speravamo che non finisse così la partita, purtroppo è andata così. Stiamo a vedere se riusciamo a mettere in saccoccia questi pochi punti che ci mancano per raggiungere il nostro mini traguardo quest'anno e poi alzare la testa l'anno prossimo, tornare ad essere quelli che meritiamo di essere, ecco. Ma si è più tifosi all'estero? Si diventa più tifosi anche vista la lontananza? Forse sì, sicuramente come si dice, è un appiglio fortissimo che ci fa sentire ancora più uniti, ci fa dimenticare la quotidianità, il lavoro, i problemi e ci dà un momento di serenità, a volte non proprio serenità, ma insomma, sicuramente sì, ci mantiene. E poi abbiamo fatto trasferte anche, Tiziana, organizziamo trasferte, è molto divertente, molto divertente. E beh, insomma, allora dovete poi mandarci qualche video anche per il nostro Giovanni Porcella per le nostre trasmissioni sportive. Senti Luca, ti lascio salutare, anche qui scegli tu in che lingua ci vuoi salutare. Allora, vi saluto e saluto soprattutto i miei nonni che sono ancora vivi, esempio di longevità in Liguria, 75 anni di matrimonio il 25 di aprile, Erminio e Anita. Ciao a tutti, au revoir, bye bye e adios e grazie per avermi fatto connettere, Tiziana. Grazie, allora tanti tanti auguri ad Erminio e Anita per questo traguardo, 75 anni di matrimonio. Grazie mille Luca, ciao! Ciao, buona giornata a tutti, grazie. Ciao!